Ecco, Andrea Verton, come dicevo prima, ha fatto il percorso, la trafila canonica, da cuochetto di Belle Speranze a cuoco. E cuochetto di San Daniele? Anche perché già è coincidentalmente è friulano anche proprio, cuoco, da cuoco a chef, da chef a imprenditore. Come dicevo prima, tra l'altro, ho detto per inciso, ha aperto il suo ristorante veloce e di qualità poco più, no, un anno fa a Milano. Oggi un anno. Proprio questi giorni, ecco. Poi in primavera ha aperto di fronte a, chissà con il nome del primo ristorante, una pizzeria con cocktail aperta solo la sera che si chiama Dry, che è di grandissimo successo e che sta funzionando, ma evidentemente con legittima ambizione, che è molto più che un'ambizione, è un progetto ormai in via di start-up, l'apertura di un suo vero e proprio ristorante suo, che si chiamerà il ristorante di Andrea Verton, dove farà la sua cucina, con determinate caratteristiche. Posso garantirvi, perché così ne ho visto da tempo ormai, anche troppo lontano purtroppo, proprio il business plan, ha seguito proprio tutta la via canonica da manuale per avviarlo, e di conseguenza non si fanno mai gli auguri, però speriamo che vada bene. Ecco, la cosa importante è che lui, per fare questi passi, evidentemente imponenti come ordini di grandezza e in una piazza come Milano, oltre ad avere le idee chiare, oltre ad avere la consapevolezza delle proprie capacità, ha dovuto anche evidentemente cercare dei supporti e trovare dei supporti importanti dal punto di vista dei partner che lo stanno accompagnando e che lo accompagneranno in questa strada. Raccontaci appunto la genesi del progetto barra dei progetti e non voglio dire punti di forza e punti di debolezza, ma punti più problematici rispetto ad altri che tu hai incontrato in questo percorso. Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio la FIP che mi permette di raccontare poi questa mia piccola storia anche di imprenditorialità italiana. Ringrazio Enzo anche per come l'ha presentata nel modo più preciso. Innanzitutto, quando io sono uscito da Trussardi in Piazza Scala, dovevo fare una scelta, no? Se andare all'estero o se restare in Italia, perché comunque andare all'estero sarebbe stata una scelta facile, perché oggi noi cuochi siamo molto richiesti nei paesi arabi come Dubai o paesi dell'est come può essere Hong Kong o Singapore, quindi avevo diverse soluzioni in quel momento lì e se accettavo di andare all'estero sicuramente mi sarebbe stato più semplice tutto quanto, però ho deciso di restare in Italia. Ma perché ho deciso di restare in Italia? Perché secondo me in Italia abbiamo grandi potenzialità e oltretutto, oltre che a restare in Italia, ho deciso di diventare imprenditore e di investire anche, perché secondo me ancora il nostro paese ci permette di poter creare delle cose, come diceva anche prima, siamo dei creativi, quindi questo è un momento in cui dobbiamo cercare di tirar fuori molte cose nuove e dobbiamo cercare di proporle con un'idea nuova, un'innovazione. E quindi la prima cosa che ho fatto è stata fare questo ristorante che si chiama Pisacco insieme a degli amici che sono diventati dei soci. E la cosa importante che noi abbiamo analizzato bene era quella di definire dei ruoli precisi tra di noi, perché noi siamo in quattro in questa società che si chiama Food.Different che gestiamo queste attività. Ci sono io che mi occupo di tutta la parte food di questi due locali, c'è un avvocato che ovviamente si occupa di tutto quello che è la parte burocratica, c'è un architetto che ovviamente si occupa di tutto quello che è il design e la creatività del locale e poi c'è un F&B manager operativo, quindi siamo quattro figure di riferimento, ognuno con un suo ruolo ben definito, quindi non andiamo mai a creare conflitto tra di noi, no? Perché comunque i ruoli sono ben chiari. E questo è il primo aspetto importante che noi abbiamo analizzato.
L'altro aspetto che abbiamo preso in considerazione è stato quello di capire bene dove realizzare questo locale, perché comunque a Milano spazi ce ne molti, offerte ce ne tantissime e varie. La mia idea di cucina era quella di fare una cucina semplice, ma semplice non vuol dire non di qualità, una cucina semplice di qualità che diventasse accessibile con un target di prezzo corretto per quelle che sono oggi le esigenze, che comunque rendeva tutto molto più fluido e più veloce. Quindi abbiamo trovato il locale, l'abbiamo realizzato e abbiamo cercato di renderlo più semplice possibile nel design, ma moderno allo stesso tempo. La cucina, una cucina che io avevo già in mente comunque nel voler realizzare questo locale, dove ogni prodotto è valorizzato. La materia prima, ovviamente, io credo che chi fa cucina, chi fa cuoco, deve essere scontata. Quindi la mia cucina non è materia prima, perché il mio lavoro mi porta a pensare che la materia prima è scontata. Quindi questo è importante per me. Quindi io che faccio un esempio, le patate fritte devo utilizzare patate di qualità, che le faccio in un modo piuttosto che le faccio trasformandole in quello che può essere un concetto di cucina moderna. E quindi da lì siamo partiti. E quindi abbiamo investito in questo locale, l'abbiamo pensato, l'abbiamo realizzato. La cosa che abbiamo voluto fare è creare anche un certo tipo di incontro anche tra le persone che entravano nel locale, perché noi abbiamo fatto dei tavoli grandi dove comunque le persone possono mangiare anche nello stesso tavolo, e questa è stata una cosa che all'inizio ci ha fatto riflettere molto se poteva funzionare o no. Invece abbiamo scoperto che ha funzionato molto. Abbiamo fatto la parte, diciamo, bar, che normalmente si trova in questi locali più semplici e più veloce, creando un'idea nuova, quindi non mettendo un bancone bar che divida o che crea una barriera, bensì l'abbiamo tolto e abbiamo lasciato questi tavoli ovali dove le persone si possono sedere intorno, mangiare, bere, dialogare, fare quello che si fa all'interno di un locale pubblico e creare interazione con anche il nostro personale. E questo aspetto qui ha subito creato un grosso interesse con i nostri clienti e il riscontro è stato quasi immediato, perché è stato immediato. E poi la cosa che noi abbiamo pensato, dovevamo dargli un nome che identificava questo locale e veniva ricordato, no? Perché è importante in un ristorante, secondo me, che il nome venga ricordato e venga identificato. Quindi avevamo diversi nomi, diverse cose, e abbiamo trovato questo nome che è Bisacco, perché ci piaceva il suono anche, perché secondo noi suona anche bene. Poi dopo ognuno poi lo valuta come vuoi, però è identificato. Se uno parla di Bisacco oggi, dopo un anno a Milano, ricorda quel locale lì. E questo è stato anche questo un risultato, oltre al lavoro che abbiamo fatto. Faccio presente che noi in questo locale qui facciamo quasi 200 coperte al giorno, quindi anche numeri importanti. Sì, subito devo chiedere, perché allora torniamo all'esposizione iniziale di Farina. Concept, conto economico e promozione. Concept l'hai spiegato benissimo. La promozione è implicita in quello che tu hai detto, quindi con una componente molto importante del passaparola, ma anche con un intelligente lavoro di comunicazione affidato e gestito da una struttura professionale. Molto bene. Dici subito, sì. Il conto economico? Conto economico. Sta andando? Conto economico. Siete già a break even o no? Faccio una premessa sul conto economico. Il conto economico, faccio un passo indietro, anzi. Oggi chi fa il cuoco, imprenditore, deve essere anche un manager. Quindi oggi i cuochi, se vogliono realizzare delle attività proprie, devono essere capaci di fare manager, quindi conoscere il business plan. Noi abbiamo fatto un conto economico e noi abbiamo aperto a settembre del 2012 e abbiamo aperto questo nuovo locale Dry a luglio del 2013 con i flussi economici che abbiamo ottenuto da Bisacco. Quindi abbiamo reinvestito, questo fa già capire un po' l'andamento dell'attività. E per noi è stato un grande successo inaspettato, poi, perché comunque l'idea di fare un altro locale c'era, ma non nell'immediato così, nell'arco di un paio d'anni l'avevamo preventivato nella nostra attività.
attività. Invece siamo riusciti a realizzarlo in tempi molto brevi e devo dire che anche questo ci sta dando grosse soddisfazioni, questo locale Drive, perché l'abbiamo pensato anche in questo caso, e non lo dico con presunzione, di aver creato un locale nuovo che non esiste, perché noi facciamo cocktail, pizza e gelato. Sono tre elementi messi insieme che comunque fanno capire quello che è oggi anche la volontà di presentare delle idee nuove. Quindi il cliente entra, trova una postazione cocktail con un bravissimo barman che fa dei cocktail secondo me molto buoni e chi ha avuto piacere e modo di assaggiarli può confermarlo. Poi facciamo la pizza abbiamo cercato di riprodurre la classica napoletana senza la presunzione di essere magari così bravi, però credo che ci siamo riusciti, abbiamo lavorato molto sulla lievitazione perché è importante per me che la pizza sia digeribile e soprattutto il fastidio più grande, almeno per quanto mi riguarda, è che di notte uno si deve svegliare bene. Ecco. E il riscontro che abbiamo avuto dalla nostra clientela è stato questo, l'hanno notato subito senza che noi chiedessimo se per caso era digeribile oppure bevevano di notte, ce lo dicevano loro, perché evidentemente la normalità nella pizza è che di notte si beve, quindi noi siamo riusciti a la normalità dico magari 70%, non voglio includere tutti quanti, però questo ci ha creato una grossa soddisfazione. No? E quindi il nostro lavoro di sviluppo di idee nuove nella ristorazione ha portato dei frutti per quanto ci riguarda. E tornando a quello che mi ha chiesto Enzo, noi abbiamo un controllo di gestione molto attento sia nel food and beverage che nel personale, quindi ci siamo prefissati dei margini di percentuali molto precisi e dobbiamo rispettarli, ma dobbiamo rispettarli per una questione di principi etici, no? Lavorativi, perché è giusto che sia così. Quindi quei margini che noi ci siamo prefissati, a parte il primo, secondo, terzo mese, che chiaramente devono essere mesi di messa a punto, per il resto siamo riusciti ad ottenerli. Quindi questo ci dimostra che con attenzione, ricerca, facendo proprio massima attenzione al dettaglio di tutto quello che è dagli acquisti ai fornitori alla selezione, facendo impresa in tutti i modi, per il momento siamo riusciti ad ottenere per noi, per quanto ci riguarda, un grande risultato. E questo è una delle attività che io ho messo in pratica appena uscito da Trussardi, quindi in poco più di un anno e mezzo, diciamo, ho aperto due, più aprirò il mio ristorante, saranno tre locali, quindi ho investito molto nell'idea di ristorazione in Italia, perché ci credo che in un momento così importante a livello mondiale dell'economia investire sia un segno di grande forza, anche perché nei momenti difficili che bisogna mettersi in gioco e cercare di rivalutare le proprie conoscenze, le proprie esperienze, quindi oggi credo che si può investire credendo in un prodotto importante come la ristorazione, perché può diventare sempre più forte in Italia il settore della ristorazione, perché è un traino secondo me molto importante per il turismo anche, no? Quindi se ci aiutassero un po' di più e fossimo proprio valorizzati sarebbe ancora più facile. Faccio un esempio banale, noi siamo molto, che voi immagino conoscete, siamo molto colpiti dai costi del personale, perché sono i costi che incidono di più nel nostro settore, no? Oggi se io aprissi un ristorante a Singapore per 3 anni sarei agevolato dai costi del personale, quindi noi assumiamo delle persone ma non veniamo assolutamente messi nelle condizioni di poter avere delle agevolazioni come imprenditori. Io nei miei 3 locali, diciamo, quando sarò a regime anche col mio ristorante, avrò assunto quasi 50 persone. Credo che qualcuno dovrebbe notare che chi fa impresa, chi sviluppa delle imprese nuove e crea posti di lavoro, qualche piccola agevolazione dovrebbe ottenerla. Però questi sono aspetti che richiedono, diciamo, delle attenzioni molto più importanti.
Quindi fra poco, come ricordava Enzo Vizzari, io aprirò il mio ristorante. Ecco, il mio ristorante rispecchierà ovviamente quello che è il mio DNA, quindi quello che io ho sempre fatto in tutti questi anni. Quindi ho fatto lo chef nella ristorazione, ho raggiunto dei risultati per me molto importanti e ringrazio anche chi me li ha dati. E quindi voglio ripropormi in questo mercato, però con un'idea nuova, un'idea più appropriata anche ai tempi che stiamo vivendo, quindi più contemporanea, dove il ristorante, diciamo, chiamiamolo stellato così per capire il termine, deve diventare accessibile. Non deve essere più una cosa vista con diffidenza, qualcosa di difficile da affrontare. E ne abbiamo degli esempi in Italia che hanno cambiato, diciamo, marcia, o si sono rinnovati in maniera eccezionale, dai ristoranti 3 stelle a anche 2 stelle, quindi molti ristoranti che poi hanno raggiunto anche risultati importanti nella guida dell'Espresso, cioè hanno cambiato il loro modo di vedere la ristorazione, si sono adeguati. Questi ristoranti oggi sono sempre pieni, quindi c'è un motivo, no? Anche magari avendo un target di prezzo più alto della media. E quindi è importante rinnovarsi e mettere nelle condizioni il cliente di vivere un'esperienza a 360 gradi. Quindi credo che questo sia importante. Il cliente che viene in un ristorante dove magari paga anche un prezzo importante, parliamo sopra i 100 euro, sui 100 euro, deve avere un'esperienza a 360 gradi. Quindi dove c'è la qualità del cibo, ovviamente, dove c'è lo chef, dove c'è tutto quello che fa vivere questo tipo di momento all'interno di un ristorante, deve essere un'esperienza che uno ricorda. Non deve ricordare, secondo me, e giustamente diceva prima quando presentava il libro, che ci sono punti di contatto, tantissimi punti di contatto nel nostro settore, perché dal momento che uno entra in un ristorante, dal momento che esce, il cameriere piuttosto che il cuoco ha moltissimi contatti con il cliente, e se basta un piccolo dettaglio che non è mosso nel modo giusto, questo ricorda la cosa negativa. Ecco, magari riuscire a ricordare invece tutta l'esperienza a 360 gradi che si vive in un ristorante. Quindi io credo che noi dobbiamo essere un po' più tutelati forse sotto certi aspetti nel nostro settore. Quindi mi sento, diciamo, sono felice, ecco, di aver fatto questo passo importante, di aver deciso di essere rimasto in Italia, perché credo che poi in Italia oggi e andando avanti possiamo presentarci in un modo nuovo, e quindi anche con i paesi esteri dimostrare che anche noi siamo capaci di fare impresa, capaci di fare gruppo, perché negli ultimi 10 anni credo c'è un gruppo di cuochi, ristoratori che stanno veramente portando alto il nome della cucina italiana. E questo grazie ovviamente anche ai giornalisti, grazie, insomma, al sistema che si è mosso in un modo positivo. E questo fa bene al nostro paese, perché dobbiamo dimostrare veramente che ogni cosa che facciamo venga valorizzata sempre di più. Bene. Parlare di Tigra in questi tempi, una testimonianza di questo genere fa anche bene, insomma, ecco, vorremmo sentirne di più anche, purtroppo non sono così frequenti, ecco, casi di persone che sono disposte a scommettere, credono nell'innovazione non solo come slogan ma nei fatti, come passo avanti, è obiettivamente finita l'epoca, questo è un dato di fatto, detto per inciso, io ne parlavo giusto ieri mattina a quest'ora con un certo Alain Ducasse, ero a Parigi ieri mattina, il quale mi diceva: c'è poco da fare, togliamoci dalla testa che alcuni grandi, grandissimi ristoranti ormai possono esistere esclusivamente se concepiti come servizio d'eccellenza all'interno di enormi strutture d'albergo di iperlusso. Perché?
perché per quanto siano riempibili di clienti, i costi non si ammortizzano assolutamente. Lui faceva il caso, non è una novità, sono discorsi che ricorrono parlando con persone di questo livello e con l'esperienza che portano. C'è poco da fare, allora certi grandi alberghi nel mondo sono obbligati, si ritengono obbligati, e vedremo poi fino a quando, a mantenere certe strutture, sapendo bene che sono pochi costi, che comunque rappresentano elementi di attrazione a favore dell'albergo e che di conseguenza consentono di spalmare le perdite della gestione del ristorante rispetto sulle altre attività connesse, vuol dire l'albergo, vuol dire la spa, vuol dire tutto quello che è connesso all'albergo di altissima qualità. Non è un caso, ricordatevelo, sempre per parlare all'estero, che un certo Joël Robuchon all'età di 50 anni disse: bene, io chiudo il mio super ristorante perché io rifiuto l'idea di dover impegnare tante risorse, tanti sforzi e tanto lavoro rispetto a un ritorno economico del tutto inadeguato, se non negativo. Robuchon stette in riposo, in pausa per due anni e mezzo, tre, e mise a punto una formula straordinaria, vincente, dell'atelier con un atelier di Robuchon, che ha poi figliato, ne ha una quindicina nel mondo, che poi, detto per il giro, appena lui ha aperto il giro per il mondo, hanno comunque conquistato riconoscimenti, parlando in termini Michelin, di 3 stelle, eccetera. Perché? Perché la qualità c'era e c'è ed è indiscutibile, però sicuramente come formula, come format, nulla a che vedere con il ristorante iperprodotto, eccetera. E adesso vi regalo anche una punta di gossip. Voi sapete che nei giorni scorsi è appena stato inaugurato il nuovo albergo a Milano che si chiama Palazzo Parigi, creato da imprenditori di tutt'altro settore, costruttori edili, la famiglia Giambelli, Brianzola, che ha aperto questo ristorante iper super, iper lusso in via Fratelli e Fratelli all'angolo di corso di Porta Nuova a Milano. Quando incominciarono a progettare questo ristorante, io mi ricordo, mi chiamò la signora Giambelli e mi disse: cioè, lei che è amico, ci dà una mano, perché noi vorremmo affidare il ristorante a Robuchon. Io non è in difficoltà, è un aneddoto, è vero. Io non ebbi difficoltà a dire a Robuchon: guarda che c'è un'opportunità di questo genere, e la risposta fu di Robuchon: non sono più interessato ad aprire ristoranti in strutture di superlusso di questo genere. E dice: no grazie. Come voi sapete, il ristorante è gestito da Carlo Cracco, che adesso siamo in fase di rodaggio e sta partendo. Ecco, quindi davvero è passata proprio nell'opinione anche di chi è portatore di esperienze importanti nel mondo, è passata di moda, diciamo così, l'idea del super ristorante di per sé. Si giustifica e può giustificarsi solo come nell'ambito di determinate strutture, di determinate dimensioni. Passiamo alla dimensione, tra virgolette, opposta, che è quella di messa a punto da Davide Ordani. Anche lui, ho già detto prima cosa ha fatto, come è cresciuto. Ad un certo punto ha aperto il suo micro ristorante nel suo paese d'origine, a San Pietro all'Olmo di Cornaredo, periferia di Milano. Immediatamente si è affermato, ha avuto quest'idea formidabile dal punto di vista della promozione di mettere in carta e di mantenere tuttora, anche se poi ovviamente pochissimi ne fruiscono, un menu completo a 11,50 euro per il pranzo del mezzogiorno, e c'è ancora per chi lo chiede, ovviamente chi va da lui
si aspetta di mangiare o vuole mangiare altre cose, però c'è ancora ed è un bellissimo fiore all'occhiello, devo dire, in termini di comunicazione con uno straordinario messaggio, dopodiché ha strutturato una carta dei vini adeguata al menù, alla carta, dei cibi, e ha mantenuto questa dimensione, nonostante un clamorosissimo successo che gli consente, e questa non è una storia, l'ho assistito io in qualche caso a telefonate di questo genere, clienti che telefonano e si sentono dire: beh, si sente il primo tavolo disponibile, questo avveniva, non so, ero lì un giorno ai primi di maggio, dice: guardi, vediamo un po' se va bene, sì, ecco, a mezzogiorno del 18 novembre, questo a maggio. Allora, o sono masochisti, oppure, nel senso che rifiutano i clienti, oppure, siccome non sono masochisti ma sono molto bravi a fare i conti, evidentemente il successo. Ecco, il successo bisogna poi gestirlo. Davide Ordani lo sta gestendo brillantissimamente, la sua case history, lui andrà a presentarla a novembre ad Harvard addirittura, tanto è diventato un modello straordinario di riferimento. Direi che appunto dal punto di vista del concept, sempre per seguire lo schema di Farina, dal punto di vista del concept è una cucina rigorosamente di qualità, di forte identità, di forte personalità, la promozione è intelligentemente affidata apparentemente soltanto al passaparola, in realtà alimentata in modo mirato ed efficace. Il conto economico, si va a dire anche in questo caso, più che positivo. Davide, ripercorri un po' la storia e dici cosa farei da grande però.